di ragazzi con una grossa personalità, con una grossa volontà e con una certa ambizione tutti quanti, e quindi bisognava trovare dei denominatori comuni per poterli interessare, e la cosa che gli interessa di più, ben inteso, è fare lo spettacolo e soprattutto di riuscire a comprendere anche perché sono qui a Siracusa, qual è la motivazione profonda di essere in questa città, e quindi di diciamo di immergersi in quello che è il teatro antico, la storia del teatro antico, credo che sia stata una motivazione. Questa qua, quindi vuol dire, bisogna immaginarselo come i western spaghetti, vieni qua, che hanno attaccato le baccane, si sono fatti massacrare dalle baccane, dovrebbe arrivare mezzo sporco di sangue. Su questo, perché gli hanno spaccato tutte i pantaloni. Allora si può mettere quelli là con il fatto di sangue, quelli lì. Io ce li ho, devo soltanto in questo bordello fare. Ok, facciamo i capelli con va benissimo, a posto, d'accordo, quindi questa è la soluzione, avete capito, voi sì, aumentate quella che è la parte dei capelli in maniera tale. Se no di quando mi servono. No, prima, siamo per sabato. A quelques rêves à peine du meilleur qu'on sait pardonner nos erreurs. Amico mio caro! Grazie, il pope ortodosso. Allora maestro, io ho questa da valutare. Però allora questa qui può andare bene per fare sicuramente cavolo. Tirese, okay. Ce n'hai una linaccia? Color sì, linaccia. Ce l'ho, adesso. Che impervio! Scrosciavano i torrenti e sotto gli altipini vedo le baccanti. Vabbè, non tira, va bene. Ascolta, partiamo con questo labio. Sì. Dov'è? Ciccio! You're my favorite, but we're phasing, you're my favorite, but we're phasing, you're my favorite, but we're phasing, you're my favorite. Perfetta, bisogna avere sì. Solo gli occhi. Aprire no, gli occhi. Bravo, parla. Hai lo stesso colore delle sue. Va bene come chiusura del colore. Sì, ecco, meno. Quella di Roberto. Dove la fai? Dici un attimo su questo. Una cosa per me che è importante per un gruppo come questo, che impari ad autogestirsi, quindi abbiamo creato all'interno, abbiamo stabilito un organigramma, quindi con delle responsabilità per ogni settore, ciascuno è responsabile di un settore, cioè chi è responsabile della costruzione delle maschere, quindi che ha una certa abilità, quindi vuol dire che lui che segue è quello che può essere il fattore maschere, altri che sono responsabili diciamo del fattore costumi, e quindi chi è che si preoccupa dell'organizzazione dei costumi, la comunicazione tra di loro, quindi vuol dire che si è ricostruito un organigramma. L'idea era di creare un gruppo che sia capace di gestirsi, e soprattutto un'impresa proprio a livello economico teatrale, con l'obiettivo di far girare questo spettacolo il più possibile.
mi aspetto che sia una prima tappa verso la riorganizzazione del Teatro Greco, per dar vita al Teatro Greco, che sia un teatro umano, che non abbia bisogno di mezzi per esprimersi, diciamo, virtuali, come può essere la sonorizzare dei teatri grechi, che per me è un peccato mortale, e soprattutto che l'attore ritrovi quello che è il fare l'attore, quindi vuol dire la capacità da solo, con la propria voce, col proprio corpo, con la propria convinzione, con la propria forza, come poteva essere il caso dei grandi attori come Gasma, riescano a far sì che migliaia e migliaia di spettatori escano dalle case per andare ad assistere a questi uomini straordinari che riescono con la loro forza a riempire i teatri. Allora, pronti? Riprendiamo, musici, possiamo riprendere gentilmente dalla fine. Realizzare questo tipo di impresa, ben inteso, si poteva realizzare solo a Siracusa, perché per sua natura l'Istituto Nazionale Dramma Antico parla di teatro antico, che non è antico in quanto obsoleto, ma che è antico in quanto a livello antropologico rappresenta quella, la necessità dell'uomo di essere rappresentato da altri uomini sulla scena. Quindi farlo qui a Siracusa per me è stato importantissimo. Molto importante, non solo le due chitarre, tre, quelli che saranno altri strumenti che devono essere accordati con lui. Cioè, se lui sfasa l'intonazione di 20 centesimi, tutti sbaglieranno l'intonazione di 20 centesimi, però se lui è perfettamente accordato e gli altri sono un po' più alti, lui passa un po' più. Everywhere I look at people's hands, thrown up in the air to help them dance. Come on, baby, catch me if you can. I know you don't have any other plans. Are you down, did it, down, did it, down, did it, down, down, down? Down, did it, down, did it, down, did it, down, down, down. Io mi aspetto che anche questa esperienza porti qualcosa per le prossime generazioni qui a Siracusa, dove di fatto c'è la possibilità di avere degli spazi e un contesto tale dove può rinascere una razza di attori. Per quanto concerne la realizzazione delle baccanti, perché fare le baccanti prima di tutto? Beh, prima una cosa che sicuramente mi ha interessato, che era una delle ultime opere di Euripide, e quindi l'ultima opera di Euripide, e quindi di poter lavorare con dei ragazzi giovani su questa, diciamo, questo che è una testimonianza di quello che è la visione del mondo data da Euripide, e anche la visione di quello che può essere la funzione della cultura nel mondo, quindi è questo personaggio straordinario che è Dioniso, che rappresenta a lui stesso quello che è la possibilità di vivere in un mondo migliore attraverso l'idea della festa e del contatto che non sia
virtuale ma reale tra le persone mi interessava sicuramente. Ed è anche tutta una serie di difficoltà che questa scelta ci ha portato ad affrontare, soprattutto sul piano di quello che può essere l'utilizzazione della maschera, che sicuramente aiuta il pubblico a riconoscere immediatamente i personaggi, ma poi per l'attore diventa uno strumento difficile da controllare, perché l'emissione sonora non è la stessa che con la propria voce, e soprattutto la necessità di essere dei virtuosi a livello emozionale per far sì che delle maschere che hanno un'espressione fissa possano cambiare, e quindi riuscire a farle piangere, a farle ridere, a farle soffrire attraverso quello che è l'utilizzazione del corpo. Il tuo dire sempre più, desiderarmi fa la di lui morte. Il dio dei misteri ha in orrore l'empio. Tu affermi di aver visto questo nuovo dio. Qual era il suo aspetto? Quello che più gli aggrada. Non sta a me deciderlo. Bel giro di parole per nulla dire. Uno stolto crederà privo di senno colui che sensate cose dice. Ed è la prima volta che ti rechi in Tebe. Il resto del mondo già celebra i suoi riti. Il resto del mondo non vale la Grecia. Il resto del mondo vale ben di più. Diciamo che l'obiettivo è di riuscire a ricostituire su un palcoscenico prima di tutto questo dibattito tra gli uomini e gli dèi, chi è responsabile di cosa nella vita, se Pentio che decide che la cultura non serve più a nulla o se Dioniso che dice che con la cultura si può passare all'eternità. E una volta fatto questo, anche di ricostruire i meccanismi che facevano sì che 20-30 mila persone si spostassero per vedere queste tragedie musicali che venivano rappresentate all'epoca, e quindi ripercorrere con dei giovani studenti del terzo anno dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico quelli che erano i percorsi spettacolari che erano stati organizzati e utilizzati dagli antichi per interessare tutta la polis, quindi tutta la cittadinanza, a quello che è questo dibattito tra gli dèi e gli uomini in musica.